Cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Pianico dove si sta per disputare il big match che vedrà di fronte Pianico e Leffe. Vale una stagione, la terzultima di campionato nel girone B di seconda categoria. Il Pianico arriva da 4 vittorie consecutive, non prende gol da 5 partite, l'ultima vittoria importantissima, 1-0 a Gandino contro la Gandinese. Il lunedì di Pasqua oggi cercherà di proseguire la serie, cercherà il colpaccio per centrare il sorpasso in vetta all'Effe davanti di 2 punti. C'è il Pianico, ha raccolto 4 successi consecutivi, l'Effe ne ha raccolti addirittura 8, l'ultima vittoria in casa contro gli Oratori Alzanese oggi per il team allenato da Cristian Donda. La necessità di fare una prestazione importante, ma soprattutto 2 risultati su 3 a disposizione per mantenere i 2 punti di vantaggio a sole 2 giornate dalla fine del campionato, condotto ormai da diverse partite in vetta alla classifica. Passo subito a leggervi le formazioni. Pianico in campo con 1 Magrini, 2 Zatti, 3 Guizzetti, 4 Verdi, 5 Valentino Bellicini, 6 Rudelli, 7 Lafranchi, 8 Morandini, 9 Taccolini, 10 Pietropoli, 11 Camanini. Il mister Beppe Vanenti risponde dalla parte opposta, il Leffe con 1 Gusmini, 2 Milazzo, 3 Gualdi, 4 Carrara, 5 Soli, 6 Bosio, 7 Lanza, 8 Sonzogni, 9 Colombi, 10 Brignoli, 11 Magatelli. Il mister Cristian Donda, arbitro del match, e il signor Luca Volta della sezione di Bergamo. Formazioni già in campo. Il Pianico con la consueta divisa nero-azzurra attaccherà dalla sinistra alla destra, il vostro schermo risponderà dalla parte opposta con la divisa bianco-azzurra il Leffe. Si gioca davanti a una condizione di pubblico pazzesca, tribune già gremite a mezz'ora all'inizio del match, tribune che riportano bandiere e palloncini nero-azzurri del Pianico. Impressionante la coreografia disposta dai tifosi di casa per un match che vale una finale, tutto pronto per l'avvio, sentite soltanto il fischio del direttore di gara. Il primo possesso sarà in favore degli ospiti. Una raccomandazione anche ai guardaline, che sono ovviamente collaboratori della società, e poi si può partire. Primo rimpallo, primo gestione del possesso da parte del Pianico, l'abbiamo detto. Vale una finale questo big match a 3 giornate dalla fine, prima contro seconda del girone B di seconda categoria. Abbiamo detto, il Pianico arriva in grandi condizioni, 4 vittorie di fila, l'ultima, la più pesante certamente, in trasferta 1-0 contro la Gandinese, ha deciso lunedì di Pasqua il gol di Lafranchi. Gandinese che è terza a meno 11 dall'Leffe, a meno 9 dal Pianico. Gandinese che però è ancora in corsa in Coppa Lombardia, dove è arrivata alle semifinali. Non può ovviamente competere ormai per il vertice in campionato, dove dovrà accontentarsi di cercare di disputare i playoff di maggio. Vertice che è appannaggio di Leffe e Pianico, che arrivano appunto a giocarsi oggi in questo scontro diretto l'accesso alla prima categoria. Il Pianico vuole ovviamente partire subito con ritmo. Pianico che non deve trovare soltanto la grande prestazione, ma soprattutto ha solo un risultato a disposizione, la vittoria, per scavalcare il Leffe, per andare a più uno, quando poi mancheranno soltanto 2 giornate alla fine del campionato. Dalla parte opposta Leffe, che ha certamente il morale a mille, partito in estate con l'obiettivo di dare fastidio a Gandinese e Pianico, è andato certamente oltre le aspettative con una stagione straordinaria arricchita da un filotto pauroso, 8 vittorie consecutive, mentre qui rimane a terra Gualdi colpito da Morandini e Verdi spara la palla in tribuna. Non abbiamo visto come è avvenuta la dinamica, perché la palla era lontana,
Stavo appunto dicendo. Del filotto impressionante dell'F con 8 vittorie consecutive, le ultime 4, più di 3 gol segnati. 3-1 l'ultima sfida contro gli Oratori Alzanese. Certamente l'F che una volta essere arrivato lì vuole rimanerci fino alla fine. Nel match odierno, chiaro, passa tutto quello che rappresenta il finale di stagione. Il F ha chiaramente 2 su 3 a disposizione, basterebbe il pari quest'oggi qui a Pianico per mantenere il primato, per andare ad affrontare da capolista le ultime 2 sfide del girone B. Nel frattempo si è ripreso con la botta subita a Gualdi, subito tensione palpabile ovviamente anche sul terreno di gioco, la posta in palio è elevatissima, la sfida vale una stagione. Mentre adesso attenzione alla Pianico con Taccolini che cerca palla dentro per Camanini, Camanini si libera, Camanini va giù, tutto regolare secondo il direttore di gara, condivisibile la decisione dell'arbitro, del signor Luca Volta di Bergamo. Il contatto era troppo leggero per giustificare un calcio di rigore, episodio certamente più significativo quello precedente dove è rimasto giù Gualdi colpito da Morandini. Ripetiamo, la palla era distante, non abbiamo visto come è avvenuto il contatto. Certo che il direttore ha fatto rialzare entrambi i giocatori e poi seguito a giocare senza nessuna conseguenza. Invio profondo per Brignoli, controllo non perfetto e quindi rimessa al 4-10 in favore del Pianico. Abbiamo già detto in fase di presentazione, lo ribadiamo perché è impressionante la cornice di pubblico, tribuna gremita, ma era praticamente piena già a mezz'ora dal fischio d'inizio. Numerosissimi i tifosi di entrambe le squadre sono accorsi in massa ad assistere a questa sfida attesissima. Tifosi che stanno facendo sentire in maniera rumorosissima ad ogni intervento, carica che ovviamente i giocatori in campo percepiscono. Da notare ovviamente anche la coreografia predisposta dei tifosi di casa che hanno messo sulla barriera della tribuna, sulle recinzioni, bandierine e palloncini nero-blu per dare, oltre a rumore e calore, anche colore a una sfida meravigliosa che prosegue di fatto dalla prima di campionato. E qui intervento di Gualdi molto duro su Morandini dopo il colpo rimediato in precedenza. Stavolta è Gualdi a entrare duro sul numero 8. Anche questo intervento sottolineato dai tifosi sulle tribune, importante per il direttore di gara riuscire a mantenere in pugno il match, perché l'attenzione è stata subito elevata fin dal fischio d'inizio. Fondamentale appunto riuscire a tenere in pugno il match, non farselo sfuggire, per far sì che lo spettacolo prosegua e non venga rovinato dal nervosismo, da interventi cattivi. Adesso Verdi mette palla profonda proprio su Morandini, poi Gualdi stavolta spazza in maniera pulita, poi la Franchi, Taccolini nel traffico, se ne va Taccolini, grande spunto da parte del numero 9, va a terra ma tutto regolare, alla fine l'out in favore dell'F. Altra palla sopra con alto contrasto vinto dall'F, poi il pallone è profondo per Colombi, ha chiuso in maniera precisa da Cristian Rudelli. C'è la Franchi, ha deciso la sfida di Gandino contro la Gandinese. Rudelli è stato certamente il migliore in campo, comunque tra i migliori in campo, grande partita per lui a contenere Mendy, Masinari e Appiani, concedendo il minimo possibile alla Gandinese, che era imbattuta in questo 2022, che ha raccolto appunto la prima sconfitta lunedì di Pasqua contro il Pianico. Adesso con le mani Zatti, Verdi
Morandini, buona trama dei padroni di casa, poi prova a intervenire per un attimo Sonzogni, alla fine fallo commesso da Cavanini e punizione in favore dell'Effe, battuta però in maniera imprecisa. Pianico in campo con il 4-2-3-1 disegnato da Beppe Valenti, davanti a Magrini, a destra Zatti, a sinistra Guizzetti, centrali sono Valentino Bellicini e Rudelli, davanti a difesa fare da schermo Verdi e Lafranchi, Taccolini riferimento alto, a destra Camanini, a sinistra Pietro Polli, puntero Morandini. Gli 11 di fatto sono gli stessi che hanno affrontato in maniera ottima la sfida di Gandino. Valenti ha preferito chiaramente insistere con la stessa squadra, anche se oggi praticamente sembra aver cambiato qualcosa in mezzo al campo, dove Verdi e la Franchi almeno questi primi minuti giocano affiancati e dove Taccolini gioca da vertice alto a supporto di Morandini. A Gandini invece giocavano i tre con Verdi a fare da play e la Franchi e Taccolini ai suoi fianchi, liberi poi di inserirsi per dare un ulteriore peso offensivo al Pianico, che ha giocato tantissime partite col 4-2-4, chiaro, nelle due ultime, nelle due big match, preferito riuscire qualcosa a meno Beppe Valenti, inserire un giocatore di centrocampo in più e un attaccante in meno. Adesso corner però in favore dell'Effe. Vai Mario! Raga, l'11! 8:49 dice il cronometro, attaccano l'area gli ospiti con 5 uomini, Pianico lascia fuori soltanto gli esterni offensivi, Pietro Polli e Camanini, poi si chiude a protezione della propria porta, cala per un attimo l'intensità del tifo per assistere con grande attenzione a questo calcio d'angolo con la palla che Magrini blocca facilmente e via immediato Di Magro a cercare Pietro Polli. Buona la sua protezione, Pietro Polli cerca lo spunto, poi viene contenuto, Pietro Polli ex tra le altre di Baradello, Ghisalbese e Accademia Valseriana. Pietro Polli in gol per 3 partite di fila, mentre a Gandino ha fallito un calcio di rigore, si è comunque riscattato fornendo l'assist alla Franchi, al di là del rigore sbagliato, certamente prestazione positiva anche a Gandino per lui. Uno dei punti di forza del Pianico, come l'alto esterno Camanini, che nel suo passato sa anche Sovere Baradello, lui che dal Sovere è cresciuto, dove è esordito anche in promozione ed eccellenza. Camanini che ha certamente fornito tanta qualità, tante giocate come Pietro Polli, e si augura possa farlo anche quest'oggi mister Manenti. Camanini che è un sinistro, gioca a destra, Pietro Polli che è un destro, invece gioca sulla corsia opposta proprio per avere il pallone sul loro piede preferito. Quando rientrano dentro al campo possono calciare. Adesso Morandini attaccato in maniera ruvida da soli, calcio di punizione in favore del Pianico. Pietro Polli scarica per la Franchi, attaccato ancora alle spalle, sono stati determinanti Pietro Polli e Camanini per il Pianico, determinante per il Leffe il giovane Brignoli, autore fin qui di una stagione straordinaria, tantissimi gol per lui, tantissime prestazioni importanti, certamente uno dei trascinatori del Leffe capolista. Dalle sue giocate passano anche quest'oggi tante speranze del team ospite, insieme a Brignoli ovviamente, davanti l'eterno Magatelli, giocatore d'esperienza, abituato a questa categoria, giocatore che chiaramente rappresenta un punto di forza per il Leffe come il suo compagno d'attacco. Brignoli, dai Mario, adesso palla presa da Gusmini che dà il rinvio, è tuo Mario, questo è Parigno. Rudelli di testa va più in alto di Mario Magatelli e Guizzetti appoggia senza problemi a Magrini. E via immediato da parte del numero uno del Pianico a cercare Morandini, ha cercato la sponda poi per Pietro Polli, ma attento Gusmini, è uscito in presa sicura il numero uno Leffese. Rudelli, poi Zatti, Verdi nel traffico, esce bene il Pianico, poi la Franchi chiuso da Sonzogni,
alla fine rimessa in favore del Pianico. Palla sopra, viene schermata però bene la retroguardia bianco-azzurra, e poi con Colombi cerca la palla in verticale, facile stavolta per Marini recuperare la sfera. Match che è iniziato con tanta intensità, con tanto agonismo, fino adesso però non sono ancora viste trame straordinarie. Le formazioni sono attente soprattutto a non sbagliare, a non concedere ripartenza agli avversari, mentre qui va ancora a terra Morandini, direttore di gara fa giocare e alla fine l'out è in favore dell'LF. Morandini e Gualdi, duello che è stato fin dalle prime battute, prima è rimasto giù Gualdi dopo un colpo di Morandini, Gualdi che poi ha tornato la scorrettezza all'avversario, adesso giù è Morandini, molto ruvido il duello in questi primi minuti tra i due. Ovviamente ad alzare il livello di tensione sono tantissimi fattori, non solo i punti a disposizione, non solo certamente la rivalità che dura da un campionato, ma anche e soprattutto un tifo caldissimo, raro, rarissimo vedere in seconda categoria un supporto del genere. È un inedito anche per i giocatori in campo, che da questo sono ovviamente influenzati. Adesso rimessa laterale a destra per il terzino destro Zatti. Camanini cerca l'appoggio contenuto, quindi out ancora per il Pianico. Taccolini nel traffico, trova una giocata straordinaria per Zatti, non altrettanto poi il passaggio del numero 2. Allora Verdi, ancora Taccolini, che ha certamente iniziato il match con piglio da veterano in classe 2003. Verdi, Zatti, Rudelli va sopra, ancora su Morandini, stavolta la sua sponda è per Camanini, libera in LF, ma ancora Pianico che adesso prova ad aumentare i giri del motore con Pietro Polli che recupera la palla, secondo direttore di gara però in maniera fallosa, quindi punizione che sarà per il team di Christian Donda. Anzi no, avevo interpretato male, semplice rimessa laterale che ha già battuto il Pianico. Taccolini, Pietro Polli dentro per Morandini, anticipato, libera il LF. Altro out per il Pianico, Taccolini, Pietro Polli, scambiano ancora i due. Pietro Polli contenuto in rimessa laterale. Valentino Bellicini, Luca Rudelli quasi sempre schierati titolari nelle ultime sfide da mister Manenti. Due centrali hanno certamente contribuito alla ottima media delle ultime sfide in fase difensiva del Pianico, che ripetiamo nelle ultime 5 partite non ha mai subito gol. Quindi è 30 sul cronometro, sempre 0-0 tra Pianico e l'F. Palle gol non ce ne sono state, ma è certamente un match iniziato subito a grandi ritmi, con grande tensione, tifo incessante sugli spalti, giocatori che stanno affrontando con grandissima attenzione tattica, anche con un po' di nervosismo. Un match che vale la stagione. Attenzione a Brignoli, il sottoversone, palla dentro per Magatelli, cerca di girarsi Magatelli, poi il Pianico fa densità e alla fine libera il pericolo con Morandini che recupera il possesso. Subisce fallo il numero 8, punizione in favore del Pianico. Sta provando a fare certamente di più la partita il team di casa, che deve assolutamente vincere per balzare in testa al campionato, e come prevedibile l'F cerca di difendere compatto e poi ripartire, avendo a disposizione due usati su tre per mantenere il vertice, per mantenere il comando del girone B di seconda categoria. Guizzetti spinge lui, palla dentro di Guizzetti per Taccolini, anticipato, ottima lettura difensiva del team ospite con Lanza che si appoggia per il rinvio di Milazzo contenuto da Morandini. L'out sarà in favore degli ospiti. Lanza non riesce a prolungare, allora
palla messa sopra in qualche volo da Guizzetti, arriva docilmente tra le braccia di Gusmini. Il rinvio da parte del numero 1 Lefese. Magatelli cerca di inseguire il pallone aiutato da Brignoli, che vince il duello aereo con Guizzetti, poi Colombi prova a tenerla, bravo però a mettere il corpo tra l'avversario e il pallone. Bellicini, e quindi out che sarà in favore stavolta dei neroazzurri di casa. Bellicini attaccato, scarica Verdi, subito fallo. Bellicini, il direttore di gara molto attento stavolta, assegna calcio di punizione al Pianico. Magrini sul pallone, l'ex portiere di Sovere Semiglia Terre Alte, abituato ovviamente a categorie superiori, uno dei tanti punti di forza del Pianico. Anche quest'anno tante parate per lui importanti. Oggi peseranno anche ovviamente i numeri uno, dall'altra parte c'è Gusmini, portiere d'esperienza, anche lui di grande valore a difendere la porta dell'Effe. Pietro Polli sul pallone, mette direttamente dentro l'area per Morandini, attenzione Nicolati di Morandini, primo squillo della sfida. Punizione di Pietro Polli, incoronata di Morandini, Gusmini però bloccato senza alcuna difficoltà. Adesso si riparte dalla corsia Mancina con Lanza che cerca la sponda aerea, la trova bene per Brignoli, buona anche la sponda aerea numero 10, poi Guizzetti a duello con Colombi, lo vince Guizzetti che poi con una acrobazia libera il pericolo. Carrara attaccato in mezzo al campo, cerca l'apertura, sbaglia però la misura il numero 4, di fatto out regalato al Pianico. Pietro Polli, poi altro duello con il Pianico che riparte a grande velocità, Verdi messo a terra, quindi calcio di punizione per i padroni di casa. L'Effe che abbiamo detto è impressionato nelle ultime sfide soprattutto per i gol segnati, da 4 partite va in gol almeno 3 volte a match. D'altra parte un campionato a duello con il Pianico e con l'Otto ormai in testa da diverse partite non si fa casualmente, non si fa con grandi valori che l'Effe ha dimostrato di avere sul campo con continuità. Formazione del presidente Cervalli, adesso attenzione però dentro l'area il Pianico, allora Pietro Polli anticipato riesce a liberare il team ospite, allenato ormai da diversi anni da Cristian Donda, ex giocatore di ottimo livello nel calcio tantistico, tanti anni anche al Sovere per lui tra promozione ed eccellenza. Donda che quest'anno ha certamente contribuito a plasmare un team di ferro per disputare un campionato straordinario, un campionato che chiaro vuole a questo punto coronare concludendolo al vertice. Attenzione a Camalini, Camalini solo contro Gusmini, arriva fino al limite, blocca con sicurezza il numero uno ospite. Stiamo parlando appunto di Donda, lei i suoi grandi meriti, la prima esperienza per lui in panca, in prima squadra appunto proprio all'Effe, e certamente dopo alcuni anni di rodaggio è arrivato a portare il team Leffese al vertice della categoria, con il presidente Cervalli sempre molto vicino alla squadra, squadra importante che ha certamente ripagato gli sforzi del presidente, della dirigenza con questa stagione di livello assoluto, anche al di sopra certamente delle aspettative.
con sotto ospite di tempi supplementari il presidente Servalli aveva trovato come unico leo magari un pubblico meno affezionato di quello che ci si poteva aspettare alla squadra, pubblico che però oggi ha risposto alla grandissima, tanti davvero i supporter sono venuti dall'Effe a sostenere la squadra in questa difficilissima trasferta di Pianico. Tifosi numerosi e anche molto molto calorosi, cori incessanti per sostenere la squadra, mentre qui è rimasto ancora a terra Magatelli dopo un contrasto molto duro avvenuto al 22:40 di questo primo tempo. Magatelli adesso soccorso dal massaggiatore, il numero 11 dei bianco-azzurri, che di fatto rispondono al 4-2-3-1 del Pianico con una disposizione quasi speculare, mentre adesso Magatelli va a bordo campo e l'FE momentaneamente in 10 uomini, Magrini al rinvio dove però non ci sono compagni di squadra, allora il F può respingere. Camanini, buono il suo aggancio, buono anche il dribbling a rientrare. Verdi, la sventagliata a cercare Pietro Polli, palla che però non arriva. Allora Carrara a gestire il traffico in mezzo al campo. Non la tiene però Lanza, allora Camanini riesce ad aprire per la Franchi qui di Guizzetti. Il F è bravo qui a fare densità, a mettere tanto ritmo in mezzo al campo, non riesce a sviluppare in costruzione la manovra il Pianico, che recupera però il pallone con la rimessa laterale, mentre Magatelli ha recuperato regolarmente il suo posto al centro dell'attacco, affiancato da Brignoli e Colombi, adesso con le mani Guizzetti. Ancora Guizzetti, poi la Franchi, serie di duelli aerei che alla fine prova a risolvere Magatelli, ma è Pietro Polli a respingere il pericolo. Allora Carrara subito dentro, palla interessante, attenzione a Brignoli, cerca il destro Brignoli. Dopo il tentativo di Morandini arriva la risposta dell'LF con il destro di Brignoli, palla però strozzata, debole e centrale, Magrini blocca senza alcuna difficoltà. Nel frattempo punizione in mezzo al campo, messo giù la Franchi, il match winner della sfida di lunedì scorso contro la Grandinese. Taccolini, Guizzetti, palla dentro per Camanini, attenzione sul secondo palo, ottimo intervento da parte di Bosio, è scalato e di testa, anticipato Camanini. Suo corner già battuto dal Pianico, Taccolini, palla interessante dentro l'area per l'incornata da parte di Rudelli, piazza il pallone all'angolino, il centrale difensivo, traversone splendido di Taccolini, il Leffe si dimentica, Rudelli dentro l'area e numero 6 tra i migliori anche la sfida contro la Grandinese, la piazza all'incrocio dei pali, padrone di casa in vantaggio. Alla prima vera palla gol della sfida, arriva anche la prima vera svolta della sfida, traversone pennellato di Taccolini e incornata di Rudelli per il vantaggio del Pianico. Taccolini che era certamente fin qui sembrato subito in partita con giocate tecniche di altissimo livello, qui traversone perfetto e incornata di Rudelli che da lì non poteva sbagliare. Certo, tanti meriti del Pianico nel costruire l'azione, tanti demeriti però dell'Est che ha dimenticato Rudelli solo dentro l'area. Adesso ovvio il Pianico cercherà di gestire il vantaggio continuando, mentre qui il direttore di gara ammonisce un uomo della panca del Pianico per proteste, chiaro, impossibile capire chi
dalla nostra postazione, diciamo, però il Pianico potrà gestire il vantaggio e cercare di insistere ancora con la propria qualità. Il Leffe, che fino ad ora, avendo due risultati su tre a disposizione, ha potuto fare partita di contenimento e di ripartenza, trovandosi sotto, dovrà necessariamente, col passare dei minuti, osare qualcosa in più. Adesso Guizzetti, palla sul secondo palo, Camanini cerca il destro per mettere la palla dentro l'area, Gualdi libera, poi Verdi, attenzione a Verdi, il destro, Mura, Guzmini, Pietro Polli e poi la blocca facilmente Guzmini, ma certamente il Leffe ha accusato il colpo, il Pianico prova ad approfittarne, pericolosissimo con una botta di Verdi, respinta dall'attento Guzmini che tiene a galla i suoi. Adesso prova Carrara a rispondere per Milazzo. Trasmissione di Milazzo, palla dentro l'area, attenzione Colombi, cerca di tenerla. Colombi che va giù, calcio di rigore! Calcio di rigore! Colombi si è mosso dentro l'area. Ingenuità qui del Pianico, che è andato ad agganciare il numero 9 in una posizione dove certamente non poteva incidere. Ingenuità del Pianico. Colombi messo giù, calcio di rigore, il Leffe ha subito la possibilità di riequilibrare la contesa. Match che dopo 24 minuti di grande tensione, di grande equilibrio, è esploso all'improvviso, il vantaggio di Rudelli, il Pianico pericolosissimo con una botta di Verdi murata da Guzmini, ma la prima ripartenza, il Leffe ha una chance colossale, Colombi affossato dentro l'area, una posizione defilata e adesso calcio di rigore, Carrara contro Magrini, certamente sfida tra uno specialista, è un para rigori, Magrini è sovrano, però 5 in una stagione in promozione, certamente è un duello di altissimo livello, ma soprattutto è un duello importantissimo in questo momento della sfida. È tutto pronto, parte Carrara contro Magrini, il suo destro, rete, calza in maniera perfetta Carrara, Magrini intuisce, ma non può arrivarci, il Leffe riequilibra la contesa, 1-1 alla mezz'ora, riporta il match in parità dagli 11 metri Carrara. E quindi al 30:10 di questo primo tempo, match tornato in equilibrio. Certamente se il Leffe ha avuto il demerito di lasciare Rudelli solo dentro l'area per il vantaggio del Pianico, ha avuto anche il merito di rispondere immediatamente, di guadagnarsi un calcio di gol e poi trasformato da Carrara di rimettere il match sui binari dell'equilibrio. Adesso il Leffe potrà riprendere la partita che aveva condotto fino al 24esimo, ovvero contenimento e ripartenza, cercando di contenere al meglio il potenziale offensivo del Pianico e poi di far male con i propri uomini d'attacco. Attenzione Camanini dentro l'area, Camanini, tutto buono, Camanini sinistro e palla larga di pochissimo. Adesso davvero non c'è un momento di pausa, un'emozione dopo l'altra, Camanini qui ha sprecato calciando largo. Dalla parte opposta i padroni di casa avevano interpretato benissimo il match fino al vantaggio di Rudelli, avevano sfiorato anche il raddoppio con Verdi, poi ingenuità difensiva, Colombi messo giù in una posizione dove davvero il numero 9 non poteva fare male, era defilato e contrastato da diversi giocatori e di fatto rigore concesso dall'arbitro al Leffe, che ha rimesso in equilibrio il match, tutto il lavoro fatto fino al padrone di casa è stato vanificato, adesso dovrà nuovamente cercare di rimettere la testa avanti il team di casa, che adesso va a calciare con Guizzetti.
palla morbida dentro l'area, Gualdi spinge corto, poi il rimpallo favorisce il Leffe, quindi intervento plateale da parte di Magatelli che trattiene in maniera evidentissima Valentino Bellizzini, ma piano che ha battuto Camanini, uno contro uno, pensa la palla dentro, la effettua Camanini, poi attenzione a Gualdi che è bravo a proteggere l'uscita sicura da parte di Gusmini. Gualdi, ex Selvino, ex Rovetta, giocatore di grande esperienza, abituato da tanti anni a giocare questa categoria, centrale difensivo che guida con la propria forza, con la propria intelligenza tattica la retroguardia dell'LF. Mentre nel frattempo è rimasto a terra un giocatore ospite, non vediamo da qui la maglia, non vediamo da qui il numero, non sappiamo di chi si tratti. Certo, ecco, sono entrati i sanitari a prestare i soccorsi del caso e momento anche di respiro per le formazioni in campo, tanta intensità, 2024, poi però tantissime emozioni con il rigore, con il compitesto trasformato in gol da Rudelli per il vantaggio del Pianico che un attimo dopo ha sfiorato il raddoppio Verdi murato da Gusmini e quindi il pareggio dell'LF con il calcio di rigore realizzato da Carrara. Pianico che un attimo dopo ha avuto subito la chance per tornare in vantaggio con Camanini che però stavolta ha calciato largo da ottima posizione, match intenso e spettacolare. Ripetiamo ancora una volta, davanti a un condizione pubblico impressionante, tribune gremite già a mezz'ora all'inizio della sfida e decorate da palloncini e bandierine nero-azzurre, fotografia splendida realizzata dai tifosi di casa. Adesso al rinvio Gusmini, Magatelli ha cercato di mandare l'anza, ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bergamo, un'esperienza anche in promozione per lui con la Pallalunghese, poi anni tra Ghisalba e Baradello Crusone. L'anza che è un giocatore soprattutto di tecnica, di intensità, di qualità, uno dei giocatori di fosforo del centrocampo Leffese, che adesso recupera il pallone e prova a ripartire sulla destra a gran velocità con lo spunto da parte di Milazzo, contenuto però, finisce anche per commettere fallo ai danni di Verdi, il terzino destro Leffese, quindi calcio di punizione che stavolta sarà in favore del Pianico. Mentre il Leffe si ridispone con la retroguardia per andare ad affrontare il rinvio di Magrini che con ogni probabilità sarà profondo a cercare la sponda aerea verosimilmente di Morandini. Parte Magrini proprio su Morandini, la prolunga bene il numero 8, poi Verdi ha provato immediatamente ad innescare Pietro Polli, l'ha fatto però con un tocco totalmente sballato e quindi out che sarà in favore degli ospiti che provano con l'anza a spingere. L'anza però è andato in maniera fallosa sull'avversario, quindi calcio di punizione che sarà per il Pianico. E l'F che si ridispone con il numero uno Gusmini che esce e abbranca il pallone. L'F che lascia dietro a fianco di Gualdi soli con Bosio a sinistra e Milazzo a destra per fare da schermo davanti alla difesa. Ci sono Sonzoni e Carrara, l'autore del rigore che ha portato il match in equilibrio. Tre giocatori a sostenere il puntero Magatelli. Sono Colombi, Brignoli, adesso attenzione Brignoli e Magrini. Miracoloso nel rispondere su Brignoli, ma qui l'Effe ha avuto la chance per il sorpasso. Brignoli solo davanti a Magrini. Piattone sul primo pallo, Magrini risponde, tiene a galla i suoi. Adesso corner per il Leffe che attacca l'area con ben 6 uomini.
lanza la sua sponda, altra palla profonda e insidiosa che resta lì. Alla fine stavolta fa un attacco da parte degli ospiti, punizione in favore del Pianico, dicevamo. Lanza Brignoli e Colombi, ruotano alle spalle di Magatelli per dare imprevedibilità offensiva. Alla left, ovviamente, quando la squadra ospite si difende a supporto di Magatelli, restano soltanto Brignoli e Colombi, mentre Lanza si abbassa, come in questa situazione, a dar man forte ai due centrali di centrocampo, ovvero Carrara e Sonzoni. Adesso out in favore dell'LF, in un match davvero senza pause, a ritmi intensissimi, che se nei primi 24 minuti ha visto poche occasioni, poi nei successivi 10 ha davvero regalato anche grandissimo spettacolo, oltre all'intensità, con il gol di Rudelli, con la chance di Verdi per il raddoppio murata da Gusmini, poi il pareggio sul rigore di Carrara, dopodiché prima Camanini ha avuto l'occasione per tornare in avanti e poi il Leffe ha avuto la chance per il sorpasso con Brignoli, che poco fa solo davanti a Marini è riuscito a superarlo, piattone sul primo palo, Marini non si è fatto sorprendere nel duello tra il capocannoniere Brignoli e il numero uno Marini, stavolta vinto dal portiere di casa. Eccolo Brignoli, fa la finta, poi palla che Gualdi mette sul secondo palo, stavolta facile la lettura per Fabio Magrini, che va immediatamente a rinvio a cercare Camanini, non arriva il suo pallone e il Leffe può ripartire con Bosio. Palla dentro di Bosio, ancora Magrini in uscita, rischia qualcosa, palla resta lì e c'è il gol da parte di Brignoli, ma era tutto fermo, il direttore di gara aveva fischiato già in precedenza sull'uscita di Magrini, carica ai danni del numero uno di casa, quindi azione ferma, inutile l'appoggio in gol di Brignoli, si ripartirà al 39-26 ancora sul punteggio di 1 con di 1-1 con il calcio di punizione che andrà a battere il portiere di casa. Morandini, Taccolini contenuto, poi Verdi, altra palla sopra con Lanza che cerca di gestirla, lo fa però in maniera timida, finisce per dare il pallone a Pietropoli, contenuto ancora Pietropoli, si è visto poco fino adesso il numero 10, molto più vivace dalla parte opposta a Camanini, anche se poi Cama ha fallito una chance importante a distanza ravvicinata. Tante le sponde di Morandini, ma ha faticato ad innescare i due esterni, certamente il più positivo lì in fase offensiva fino adesso per il piano questo Taccolini, non soltanto per l'assist recapitato sulla testa di Rudelli per il momentaneo vantaggio, ma anche partite giocate interessanti, supportato alle spalle dalla Franchi e da Verdi. Taccolini è arrivato in azione invernale al mercato, classe 2003, centrocampista dal settore giovanile del Darfo, lui che è anche il figlio del presidente del Pianico, Zone Taccolini, dare ulteriore profondità di rosa, ulteriore qualità al team di casa, se il LF si affila mai da tantissimi anni ad onda in panchina, è arrivato invece Malenti quest'anno a Pianico, ex giocatore anche professionista, allenatore con tanta esperienza, lui e il DS Clementi, anche lui con diverse esperienze da direttore sportivo alle spalle, per supportare gli investimenti di Zone Taccolini, per portare il Pianico alle categorie fatte nella sua storia con l'eccellenza raggiunta dallo Stato Spianico, quello è l'obiettivo, di portare lì la società spinta da un tifo sempre caloroso, il Pianico ovviamente partito con l'ambizione di salire in prima e che sta duellando dall'inizio anno con il LF fino alla sfida odierna, mentre qui Magrini va a rinviare aiutato da Rudelli, poi altra palla che schizza dentro l'area, ma Magrini blocca senza alcuna difficoltà. Morandini
si appoggia su la Franchi, poi Pietro Polli ha cercato la sventagliata, alla fine libera il piano con Morandini che apre per Camanini. Attenzione, Camanini prova a puntare, Bosio lo tiene ma va a terra il numero 6. Allora Camanini, palla rimorchio, non passa, grande lettura di Gualdi e grande anche tranquillità da parte del numero 3, fa ripartire i suoi. Attenzione però alla Pianico con Zatti che spinge a destra, traversone forte e teso, Morandini verso giù, tutto regolare secondo il direttore di gara. Verdi si appoggia per Rudelli, anche la nostra postazione, il contatto sembrava leggero, non tale da giustificare un penalty. Pietro Polli evita l'avversario, va giù, punizione Pianico al 42-50, poco più di due minuti, più recupero alla fine del primo tempo spettacolare, intenso, è stato tutto quello che ci si aspettava alla vigilia tra le due corazzate del girone B di seconda categoria. Fino adesso però regna l'equilibrio 1-1 al rigore, o meglio all'incoronata di testa di Rudelli al 25esimo, ha risposto. 4 minuti dopo Carrara su calcio di rigore per l'1-1. Adesso Pietro Polli sul pallone, Pianico che attacca l'area con 6 uomini, Pietro Polli direttamente sotto la porta, Guasmini bravissimo in presa alta, blocca il pallone senza alcuna difficoltà. Semagrini è stato importante nel murare Bregnoli, certamente importante anche Guasmini che dopo il vantaggio di Rudelli ha respinto la conclusione forte di Verdi tenendo i suoi in quel momento in linea di galleggiamento. Guasmini al rinvio adesso. Verdi, poi Rudelli, Taccolini anticipato stavolta, attenzione a Brignoli in buona posizione, ottimo aggancio di Brignoli, ancora una volta conferma delle sue enormi qualità tecniche, si gira in mezzo a due, Taccolini però è bravissimo a recuperargli il pallone in maniera pulita e anche lui conferma le sue qualità. Verdi, parte Camanini, attenzione, rientra Camanini, buono il suo appoggio per la Franchi, attaccato alle spalle in maniera fallosa, il calcio di punizione, la posizione interessante per il Pianico, protesta in entrambe le parti, i tifosi dell'F non volevano il calcio piazzato, il Pianico voleva invece il giallo per il fallo commesso sulla Franchi, tant'è che adesso c'è calcio di punizione, la posizione è abbastanza distante quando siamo tenendo al recupero, ma sappiamo bene che Pietro Polli e Taccolini sanno incidere anche da distanza notevole. Polli destro, Taccolini sinistro, vedremo chi dei due andrà a scagliare il pallone verso la porta di Guasmini che con grande attenzione va a predisporre la barriera. Attenzione, soltanto il fischio del direttore di gara. Pietro Polli o Taccolini? Parte Pietro Polli, calcia lui Pietro Polli e risposta ottima di Guasmini che tiene i suoi sull'1-1 e mette in corner. Taccolini è nato a dare una mano a Camanini che però mette palla direttamente verso l'area. Guasmini bravissimo in presa alta, certamente due portieri tra i grandi protagonisti della sfida, entrambi fino adesso in maniera molto molto positiva. Il numero 1 dell'LF va al rinvio profondo, poi la Franchi ha cercato il pallone profondo, non è passato, alto duello, ancora la Franchi a recuperare la sfera, l'ex Daffo è arrivato anche lui nell'estate al Pianico, è stata una presa di quantità e qualità che sta confermando tutte quest'oggi a fianco di Verdi, lui invece è arrivato dal Sovere, fratello d'arte, fratello più famoso, gioca in Serie A,
giocato tra le altre nel Bologna e nel Torino, attualmente alla Salernitana. Vedi che è certamente un centrocampista fondamentale per il Pianico, il metronomo, oltre che il capitano, appunto oggi, come detto, affiancato da Franchi e Taccolini, che adesso spinge sulla corsia di destra. Pensa alla sterzata, gli riesce, salta secco Brignoli, poi sventagliata su Pietro Polli, non arriva il pallone, ma Guizzetti cerca l'anticipo, lo fa in maniera fallosa, quindi calcio di punizione in favore dell'F. Siamo quasi alla fine del terzo di recupero di questo primo tempo, diverse pause per numerosi interventi da parte dei sanitari per contrasti duri, però Mezzo è stato comunque ad alti ritmi, se escludiamo queste situazioni la partita è sempre corsa via a gran velocità, appena la palla usciva i giocatori la rimettevano sul terreno di gioco. Minuti di recupero sono appunto legati agli interventi dei sanitari per soccorrere i giocatori, in questo caso si tratta di Colombi che si è procurato il calcio di rigore poi realizzato da Carrara. Adesso calcio di punizione di Gualdi, vedremo quanto darà ancora di extra time il signor Luca Volta di Bergamo in questo primo tempo. Parte Gualdi, palla sopra dove Guizzetti va a contenere Magatelli, sarà falloso l'intervento del numero 3, non così però secondo il direttore di gara. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale in favore dei nerazzurri di casa. Poi Carrara in mezzo al campo, contenuto da Taccolini che tocca la palla, secondo il direttore di gara però in maniera fallosa, intervento in gioco pericoloso, e arriva qui il fischio dall'arbitro dopo 4 di recupero. Vanno negli spogliatoi a fine primo tempo le due formazioni, sul punteggio di 1-1 al gol di Rudelli al 25esimo, risposta al 29esimo su calcio di gol Carrara. Match splendido, le due formazioni stanno dimostrando ancora una volta di meritare di stare là davanti, di giocarsi loro questo campionato. E quindi da Pianico per il primo tempo è tutto, appuntamento alla ripresa. Cari telespettatori, ben tornati in collegamento con Pianico, dove si sta disputando il big match, lo scontro al vertice del girone B di seconda categoria. Vale una finale, l'F è in testa a 3 dal termine, questa è la terz'ultima con 2 punti sul Pianico, e oggi si scontrano qui a Pianico, primo tempo concluso sul punteggio di 1-1 al vantaggio dei padroni di casa di Rudelli al 25esimo, risposto 4 minuti dopo su calcio di rigore Carrara. Match intenso e anche spettacolare, con tante occasioni da entrambe le parti, e adesso si riparte con il Pianico che attaccherà in maglia nero-azzurra dalla destra alla sinistra vostra dei schemi, risponderà dalla parte opposta con la divisa bianco-azzurra il Leffe. Padroni di casa che ovviamente hanno solo un risultato a disposizione, la vittoria, per balzare in testa. Nel secondo tempo cercheranno di spingere ancora di più, e il Leffe che invece di risultati a disposizione ne ha ben 2, con il pareggio rimarrebbe comunque davanti a più 2 sul Pianico. Questa ripresa cercherà di contenere e poi di ripartire per portare fino in fondo un risultato positivo. Squadre in campo con gli stessi 11 che hanno giocato il primo tempo, e Pianico che prova subito con Guizzetti a mettere una palla dentro l'area. Guzmini però blocca facilmente e va ad aprire a sinistra per Brignoli, giocatore giovanissimo di grande qualità, tantissimi gol, l'abbiamo già detto anche nel corso del primo tempo, uno dei punti di forza del team ospite. Adesso out in favore proprio dell'F. Palla sopra per Lanza, poi Verdi cerca Camanini, Taccolini ancora una volta in mezzo a 2, si libera ottimamente e subisce fallo, va giù. A nostro avviso il migliore del Pianico nel corso del primo tempo, Camanini, scusate, Taccolini.
buona anche la prova di Camalini, certo, anche se Taccolini ha avuto il merito di recapitare sulla testa di Rudelli la palla per il vantaggio del Pianico. Pianico che poi ha avuto anche l'occasione per il raddoppio con Verdi, murato da Gusmini. Pianico che poi ha commesso un'ingenuità concedendo il calcio di rigore all'LF per un fallo di Guizzetti su Colombi che era chiuso e defilato. Lì è arrivato il gol di Carrara che ha riequilibrato quasi subito la contesa, e poi match che è stato certamente, dopo 23-24 equilibrati, dopo questo botta e risposta, è stato certamente spettacolare nel finale con occasioni importanti da entrambe le parti. Prima Camalini ha avuto la chance calciando largo per il nuovo vantaggio, poi Brignoli ha avuto sul destro la palla del sorpasso contenuta da Magrini e quindi per chiudere una punizione di Pietro Polli che Gusmini ha respinto in corner. Primo tempo, ripeto, la prima parte intenso con tanto agonismo e poi anche spettacolare con tante emozioni. Primo tempo che è lo specchio di due formazioni di primissimo livello, certamente formazioni con una caratura superiore alla seconda categoria. Guizzetti finisce per essere anticipato, poi però la Franchi aveva recuperato il pallone, ma Guizzetti è franato su Colombi e quindi calcio di punizione che sarà in favore dell'LF. Guizzetti che ha ovviamente la macchia di aver travolto Colombi regalando il rigore per l'1-1 dell'LF. Guizzetti che complessivamente non ha certamente disputato una brutta gara, ma quell'errore in questo momento pesa, anche se per la verità errore difensivo c'è stato anche da parte dell'F in occasione del vantaggio del Pianico con Rudelli colpevolmente lasciato solo di insaccare da distanza ravvicinata sul cross meraviglioso di Taccolini. Pietro Polli non si è visto tantissimo rispetto al solito, a quanto ci è abituati, il numero 10 dopo la traversa della sfida contro la Tribulina, in gol per 3 partite consecutive. Non ha segnato a Gandino sbagliando anche un calcio di rigore, ma ha realizzato l'assist per il gol di Lafranchi. Oggi fino adesso non è riuscito ancora ad incidere, anche se abbiamo già detto punizione molto velenosa sul finale di primo tempo per lui, faticato ad incidere dalla parte opposta anche Camanini che ha avuto una bella chance calciando largo di Mancino, con Morandini che sta duellando in maniera molto molto ruvida con i centrali dell'LF, con Gualdi e Scioli, duello che fino adesso stanno vincendo. Attenzione a Magatelli, tutto regolare, Magatelli dentro l'area, Magatelli, Magrini, prodigioso su Magatelli, ma qui l'LF ha avuto una palla che sapeva di match point con due risultati a disposizione, andando in vantaggio la formazione leffese, avrebbe poi davvero potuto gestire il match al meglio col Piano che aveva dovuto realizzare due gol senza più subirne. Questo era lo scenario con Magatelli che si è presentato solo davanti a Magrini, ma qui Magrini ha sfoderato la seconda parata determinante della sua sfida, mentre c'è un altro contatto in area con l'uomo a terra dell'LF. Direttore di gara stavolta, a differenza della prima frazione, invece di non intervenire fa giocare. Certo è che l'LF prima di questo episodio ha avuto una chance colossale con Magatelli murato da Magrini, secondo intervento determinante, forse ancora più difficile del primo per il numero uno del Pianico, che conferma quanto detto su di lui nella nostra telecronaca e anche nelle telecronache precedenti, portiere di livello assoluto, totalmente un lusso per la seconda categoria. Attenzione ancora all'F però adesso con Brignoli, palla che resta lì alla fine, palla larga e Magrini che può effettuare rinvio. Ecco che ha iniziato al meglio questo secondo tempo, Pianico ha rischiato qui molto, salvato dal proprio numero uno.
e Pianico che adesso va a beneficiare di una rimessa laterale sulla corsia mancina, diciamo in precedenza Morandini che ha lottato molto, duello che però ha stato vinto fino adesso le due centrali dell'LF, ha fatto diverse sponde, sì, Morandini se può riuscire ad incidere dalla parte opposta. Invece Brignoli e Magatelli l'occasione per colpire l'hanno avute, non sono però riusciti a concretizzare. Entrambi davanti a Magrini, ipnotizzati dal numero uno di casa che ha tenuto i suoi in linea di galleggiamento. Adesso smorfia di Magatelli guardando la tribuna, ripensando evidentemente alla chance fallita poco fa che avrebbe davvero potuto dare una svolta determinante non solo alla sfida ma chiaramente all'intero campionato. Guizzetti palla sopra che non arriva, out che sarà dalla sinistra per il Pianico, la vuole Taccolini, Guizzetti però sceglie la sponda da parte di Pietropolli e il F può liberare. Duello Rudelli-Magatelli, o meglio Valentino Bellicini-Magatelli, lo vinte Bellicini che poi va a chiudere anche su Colombi e all'ottavo esatto di questo secondo tempo la rimessa sarà in favore dell'F. Ricordiamo come sempre le nostre telecronache integrali e domenica sera alternate Vertovese e Pianico, in settimana Albino Gandino e Pradalunghese, con il sottoscritto a commentare Pianico e Vertovese, con le riprese di Riccardo Ravez, con Isidro Bismetti al commento, Enzo Belotti alle riprese, Albino Gandino e Pradalunghese. E poi per rivedere tutto quello che c'è da sapere sul calcio provinciale, appuntamento come sempre alle 20.10 il lunedì sera su Tempi Supplementari, sempre a 3-2, sempre canale 84 del digitale terrestre, visibile adesso in tutta la Lombardia, in alcune zone del Piemonte e dell'Emilia Romagna. Possibilità di vedere la trasmissione condotta da Arnaldo Guadagni, con opinionisti oltre a sottoscritto anche Luca Caminati e Paolo Piccinelli, con ospiti a rotazione. La possibilità alle 20.10 del lunedì di rivedere tantissime immagini, tantissime interviste del calcio provinciale, col commento ai risultati, alle classifiche, con le ultime news del nostro calcio, insomma tutto quello che c'è da sapere sul calcio dilettantistico dalla Serie D alla seconda categoria. Qui il Pianico concede il corner all'F. Il direttore di gara invita Guizzetti ad arretrare qualche metro per permettere di effettuare il corner agli ospiti. Palla tesa, Magrini con il pugno sinistro al rinvio, poi duello al limite con Bellicini che porta fuori il pericolo e la mette sopra per Camanini, anticipato però in maniera pulita. Ottimo intervento qui da parte di Carrara, l'autore sul rigore dell'1-1, anche se poi sbaglia servizio profondo, siamo stati dalla parte opposta, Pietropoli prende posizione, non riesce però a mantenere il pallone, allora l'F certamente si è fatto preferire al Pianico in questo primo secondo tempo. Attenzione alla palla dentro con Brignoli che però non riesce a controllare, Magrini che recupera facilmente, dicevamo, sta facendo preferire in questo video di ripresa il l'F rispetto al Pianico, più fluidi nel giro palla agli ospiti in questo video di secondo tempo, mentre qui arriva un intervento molto ruvido ai danni prima di Rudelli e poi anche di Morandini. Alla fine estrae il cartellino giallo il direttore di gara per Brignoli, primo giallo della sfida, certamente partita molto molto tosta, con tanto agonismo, con tanto nervosismo, inevitabile vista la posta in palio. Direttore di gara fin qui l'arbitro a 7 sta ai cartellini, questo è il primo, mentre è rimasto a terra anche un giocatore dell'F, dovrebbe trattarsi di Lanza. Direttore di gara consente l'ingresso ai massaggiatori per situarsi nelle condizioni del numero 7, dicevamo l'F più fluido in questo avvio di secondo tempo, Pianico più contratto. E l'F che ha avuto una chance colossale con Magatelli che solo davanti a Magrini non è riuscito a superarlo, ha riflesso dal numero uno
di casa, che ha tenuto vive le speranze dei suoi, lasciato il match in equilibrio. Si è rialzato Lanza, Leffe momentaneamente in 10 uomini, e palla messa dentro dal Pianico che va a recuperare una rimessa sulla corsia mancina. La Franchi, filtrante interessantissimo per Guizzetti che sfonda, Guizzetti il suo traversone, palla leggermente lunga, la recupera Camanini, attenzione al numero 11, Camanini a rimorchio, Zatti la controlla, morbido, deviazione, Morandini, rete, passa il Pianico con Morandini, il traversone di Zatti prolungato da una deviazione sul secondo palo, Morandini che ha fatto battaglia fin qui senza incidere in zona gol, colpisce di testa e porta i suoi sopra. Gol pesantissimo in un momento chiave della sfida con il Leffe che si stava facendo preferire e che aveva avuto anche la chance per sfondare. Il Pianico ha però retto l'urto e alla prima chance in questa ripresa ha colpito con l'incornata di Morandini. Abbiamo letto diverse volte in questa stagione fare parto da solo, spesso anche lottando in fase difensiva, non aveva trovato tantissimi gol nella prima parte della stagione. In questo girone di ritorno, dopo la fase complicata della squadra tra marzo e febbraio e marzo, con 4 pareggi in 5 partite, il Pianico è tornato a vincere con continuità e Morandini, oltre a lottare, ha realizzato anche tanti gol pesanti. Il numero 8 certamente determinante per le sorti della sua squadra, lui è arrivato in estate dal Darfo, esperienza anche in eccellenza, certamente molto importantissimo per la categoria, e qui ha sbloccato di nuovo la sfida in favore dei suoi grazie a una stoccata alla distanza ravvicinata. Attenzione ancora al Pianico, Camanini che è mancino naturale, qui lo fa capire bene con un destro strozzato anche sopra dalla parte opposta. Non ci sono problemi per Udelli che appoggia facilmente per Magrini, anche fumogenate per dare ulteriore colore e per festeggiare il sorpasso da parte del Pianico, che adesso insiste con Camanini. Morandini, attenzione, piazza da solo Taccolini, Morandini cerca la conclusione debole verso la porta, Guzmini blocca facilmente, qui però c'era da solo Taccolini, l'avesse visto Morandini, poteva liberare il numero 9 in ottima posizione, mentre dalla parte opposta Magrini va a bloccare facilmente il pallone prima di effettuare il rinvio. Morandini, altra sponda, stavolta però non c'è nessuno pronto a raccoglierla se non il portiere Guzmini. Magatelli a duello, attenzione, la palla che passa, libera il Pianico, altra palla dentro con il tentativo di Brignoni, calcia male il numero 10, palla sul fondo. ...15:50 in questo secondo tempo, il Pianico è tornato davanti grazie all'incornata di Morandini e adesso potrà chiaramente gestire un pesantissimo vantaggio cercando poi in ripartenza di far male ancora con i suoi uomini offensivi. E l'Effe che invece dovrà cercare qualcosa in più per riequilibrare la sfida, per riuscire a ottenere un risultato positivo che gli permetterebbe di rimanere in testa al campionato a più 2 sul Pianico, solo 2 giornate dalla fine della contesa. Pietro Polli, Morandini, Taccolini, adesso fraseggia bene il Pianico, anche se poi un fallo di mano di Pietro Polli, quindi calcio di
punizione in favore del team ospite. Gualdi, la sventagliata per Colombi, Guizzetti a vuoto, attenzione Colombi dentro l'area, Colombi lo tiene benissimo Bellicini e poi Guizzetti perfezione il disimpegno, Morandini qui va giù, attaccato, punizione Pianico. Certamente il gol di Morandini ha cambiato l'inerzia di questo secondo tempo, dopo 10 minuti in cui l'Efe gestiva e anzi ha sfiorato, l'abbiamo letto, il vantaggio. È arrivato il gol di Morandini che ha portato sopra i padroni di casa. Adesso siamo in fiducia, gli uomini rimanenti sembrano aver acquisito il colpo invece quelli di Christian Donda. Verdi, la sponda di Taccolini non è il suo forte chiaramente, l'elevazione aerea, allora Lanza perde però tempo nella giocata, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è dello stesso Lanza, di conseguenza rimessa che sarà in favore del Pianico. L'Efe ha mandato diversi giocatori a fare riscaldamento, mister Manenti no, formazione in campo qua con gli stessi 11, dobbiamo dire che a sinistra Guizzetti sta faticando molto a contenere Colombi, è sfuggito anche poco fa, da lì è arrivato il calcio di rigore che ha portato momentaneamente l'Efe in pareggio. Vedremo se opterà un cambio da quella parte mister Manenti, che chiaramente li cambia nelle posizioni 5 e in panchina tante soluzioni. Parlando sempre del terzino sinistro, c'è anche Codra arrivato insieme a me, insieme a Taccolini e Belingheri, i 2003 dalla Darfur nella sessione invernale al mercato. Codra che si è alternato in campo sulla corsia mancina con Guizzetti, fornendo buone prestazioni e trovando anche in grossa punizione. Mette attenzione a Cavallini che supera Gualdi, Cavallini e palla fuori, ha sfiorato un gol pazzesco Cavallini, è arrivato dentro l'area, ha calciato di mancino, ha sfiorato l'incrocio per gli applausi scroscianti dei suoi tifosi. Davvero qui chance importante, Piano che ha sfiorato il terzo gol che avrebbe certamente potuto indirizzare ancora di più la sfida, diciamo, Corda che ha certamente dato il suo contributo come Taccolini, cercherà di continuare a farlo fino alla finale di stagione, ma Guizzetti al di là della sfida odierna in cui finora non è stato brillantissimo, ha certamente disputato un'ottima stagione, giocatore di esperienza, di qualità, il terzino sinistro nero azzurro. Adesso Verdi va a chiamare ancora più forte l'incitamento dei tifosi che c'è sempre stato fino alle prime battute, come per gli ospiti con i numerosissimi e numerosissimi tifosi scesi dall'Efe per sostenere il team biancoazzurro. Pietro Polli dentro l'area, filtrante dove non arriva la deviazione e palla che si spiega dalla parte opposta, sensazione che siamo nella fase cruciale della sfida. L'Efe ha accusato il gol subito, sta faticando in questa fase, Pianico ha preso in mano le redini del gioco, ha già avuto una chance clamorosa per fare tris con Camanini, mentre arriva il cambio, il primo della sfida per il Efe, fuori Lanza, dentro Castelli. Lanza che ha dato tanto dinamismo ma ha faticato a trovare le giocate sulla tre quarti. Abbiamo detto che sotto il settore giovanile della Virtus Bergamo, diverse esperienze nel calcio provinciale, tra le altre quelle con Ghisalbese e Baradello Clusone, oltre a un anno in promozione con la Pradalunghese. Sostituito in questo finale, spazio a Castelli, uomo ovviamente offensivo, attaccante per dare ulteriore peso in avanti all'Efe che adesso deve necessariamente rischiare qualcosa in più per equilibrare la contesa e quindi alza il proprio tasso di pericolosità, o quantomeno prova a farlo in avanti con eccolo Castelli che prova ad intervenire, contrasto duro, gol di tiro di gara, però fallo commesso dal numero 20 appena entrato e quindi punizione per il Pianico. Stavamo dicendo l'Efe che ha costruito il colpo, il Pianico che ha avuto anche la chance per fare il terzo gol con Camanini in questo momento, ripetiamo, cruciale in una sfida che vale una finale in questo girone B di seconda categoria ad altissimo
livello tecnico, basta dire, abbiamo già ricordato che la Gandinese, terza forza del campionato, meno 11 dall'Alef, meno 9 dal Pianico, è anche in semifinale di Coppa Lombardia. Chiaro che se per la Gandinese ci sarà la chance sicura di giocarsi il salto in Coppa, per l'Alef e Pianico che in Coppa sono già fuori, dovessero, per quella che tra le due arriverà seconda, sarà la possibilità di giocarsi l'accesso alla prima attraverso i playoff. Potenzialmente potrebbero ancora salire tutte e tre di categoria le squadre che comandano questo girone di seconda, a testimoniare ancora una volta il livello altissimo delle forze in campo. 22-25 sul cronometro, palla sopra di Gualdi, Verdi la prolunga, Magrini la raccoglie. Via profondo di Magrini, Pietro Polli sbaglia l'aggancio, poi l'Alef non riesce a rinviare perché Pietro Polli va a attaccare con decisione la palla. Pietro Polli, attenzione, uno contro due, Pietro Polli dentro l'area, Pietro Polli scatenato, ne salta tre, poi Murato, allora la Franchi pensa al tiro, lo esegue e Guzmini mette in corner. Azione tambureggiante qui del Pianico con Pietro Polli che ha recuperato palla, ha saltato due uomini, contenuto solo dal portiere l'uscita, l'ha recuperata la Franchi, ha cercato il destro a giro sul secondo palo, Guzmini ha salvato in corner, ma ancora Pianico, Taccolini, Camanini cerca il tiro, stavolta largo. Chiaro che deve cercare di capitalizzare al massimo questa fase della partita del Pianico, deve cercare di chiuderla, mentre il Alef deve cercare di restare dentro nel match, non affondare per poi rispondere più avanti, cercare di equilibrare la contesa. Morandini, Taccolini, ottimo controllo da parte del numero 9, buono anche l'appoggio per Pietro Polli, adesso in posizione centrale numero 10, Trivela, Camanini, si butta dentro Zatti, dal suo piede è partito l'assist per il 2-1 di Morandini, la Franchi, Pietro Polli, Morandini, azione meravigliosa del Pianico con il Alef che riesce a contenere al limite, ancora una volta però ottima trama dei padroni di casa, e qui adesso un po' di tensione tra Gualdi e Pietro Polli, spintoni tra i due. Il direttore di gara, il signore Luca Volta di Bergamo, che va a mettere tranquillità, più giustificabile in questa fase, ovvio il nervosismo dell'Alef che è sotto, meno quello del Pianico, deve cercare di mantenere la tranquillità la squadra di Manenti, di capitalizzare questa fase decisamente favorevole per chiudere la contesa che al momento la vede in vantaggio per 2-1 grazie ai gol del primo tempo di Rudelli per i neroazzurri e di Carrara sui gol per il Alef, e poi la stoccata in questa ripresa da parte di Morandini, mentre qui il rimpallo viene raccolto ancora una volta in uscita, così sembrava da Magrini, non si fida stavolta Rudelli per evitare i gol maggiori, spara direttamente in rimessa, mette Manenti qui, chiama a gran voce i suoi invitandoli a non rischiare dentro l'area, liberare immediatamente il pericolo, non fraseggiare in quella situazione, attenzione perché è tutto regolare, anzi no, seppur con un po' di ritardo il direttore di gara fischia il fuorigioco, segna calcio di punizione al Pianico, ricordiamo che in seconda non c'è la terna, il direttore di gara aiutato dai collaboratori della società, quindi sui fuorigioco di fatto affidarsi soltanto al suo giudizio, e a volte non è certamente facile, diversi gli episodi che hanno portato a discussioni in questa partita, non ci sono state in occasione del rigore in favore dell'Alef perché è nettissimo, invece proteste in più per gli ospiti dopo un gol annullato a Brignoli, fallo fischiato per Caica su Magrini e poi anche un altro contatto dentro l'area del Pianico con ancora proteste da parte dei leffesi. Ovvio impossibile la nostra postazione valutare, per rivedere tutto abbiamo appuntamento come sempre domani sera 20:10 con tempi supplementari, mentre qui l'out è in favore dell'Alef.
solo un cambio fin qui ed è stato seguito dagli ospiti con l'uscita di Lanza e l'ingresso di Castelli. Il Pianico continua ad affrontare il match con gli stessi 11 che hanno iniziato la sfida, diversi, l'abbiamo detto, le alternative in panchina, oltre al vice Ghislandi, alla già citato Codra, c'è anche il centrale difensivo Mutti, gli attaccanti Tosi e Ferrari, più Bellinghieri, Folzi, Luca Bellicini e Vailati, ovviamente, ma niente, soddisfatto della prestazione sfoggiata fino adesso dai suoi, che sono in vantaggio per 2-1. Verdi, ottimo aggancio, non è perfetto però l'appoggio, allora palla sopra con Gualdi che cerca immediatamente il taglio di Colombi, non riesce a tenerla. Punizione per il Pianico che dopo alcuni minuti di spinta costante, dopo aver trovato il 2-1, sembra aver rallentato, meglio il Leffe, sembra aver superato il colpo per il gol subito, sembra riessersi messo in carreggiata in un finale dove il Pianico cercherà di portare fino in fondo la vittoria, che significherebbe sorpasso in vetta, volo a +1 a 2 giocate dalla fine, e il Leffe a caccia invece del pari, che significherebbe mantenere il comando con 2 punti di vantaggio a 2 giornate dal termine del campionato. Bellissimo fino alla fine, Zatti galvanizzato forse dal, o meglio sicuramente dall'assist fornito a Morandini, qui è andato in anticipo in gran velocità, certamente ottima la sua postazione al di là di quella giocata in entrambe le fasi. Camanini tutto regolare, cerca lo spunto, messo giù, vediamo se dietro di gara fischia punizione, no, secondo l'arbitro si è lanciato il numero 11, quindi out in favore dell'F. 28-20 sul cronometro. Verdi non ci arriva, allora Taccolini, tacco spettacolare e soprattutto efficace. Pietro Polli pensa allo scarico per Morandini, stavolta non perfetto il numero 10, e certamente se nel primo tempo ha inciso poco nella ripresa, ha alzato il livello del suo gioco tornando agli standard delle ultime sfide, gli standard che gli appartengono. Poco fa uno slalom contenuto in uscita da Gusmini, oltre a tante giocate interessanti, lui e Camanini come sempre ad illuminare. Morandini a lottare dalla parte opposta a Brignoli dopo il gol sbagliato nella prima frazione, o meglio occasione in cui Magrini ha respinto, mentre è arrivato anche il giallo per la Franchi. Dicevamo, c'è un po' spinto il numero 10, il capocannoniere dell'F, è un po' uscito dal match, ma lui giovanissimo, ha grandi qualità, l'ha dimostrato tante volte in questo campionato, può certamente incidere ancora in questo finale. Stesso discorso per il puntero Magatelli, anche lui una chance importante sprecata davanti a Magrini, anche lui però proverà ad incidere fino alla fine, adesso con l'aiuto del subentrato Castelli. Punizione messa dentro dall'F, poi dopo la deviazione Magrini non riesce a tenerla, sarà calcio d'angolo. Stenta 10 sul cronometro, traversone di Brignoli e altro corner in favore dell'F, che attacca l'area con 5 uomini, altra palla dentro, Magrini prolunga di pugno in maniera determinante, poi Verdi traghetta fuori il pallone, Pietro Polli apertura, come attenzione, mette Verdi rimasto giù, vantaggio, Taccolini, attenzione, Taccolini cerca lo spunto, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora Pietro Polli a recuperare il pallone, a mettere dentro Camanini, tutto buono, Camanini evita il portiere, messo giù. Attenzione, calcio di rigore e rosso Gusmini. Questo potrebbe essere l'episodio definitivo del match, con il Pianico in vantaggio per 2-1. Camanini si è involato su assist di Pietro Polli verso la porta, ha evitato il portiere Gusmini, l'ha steso in uscita ed è arrivato il calcio di rigore in favore del Pianico.
episodio che poteva, ripetiamo, essere quello determinante, definitivo. Siamo 5 per la sfida, mentre attenzione perché il rosso in realtà è stato fatto per proteste a soli, giallo invece per il fallo commesso in uscita da Gusmini, quindi l'F in 10 per il rosso a soli e calcio di rigore per il Pianico. Pietro Polle contro Gusmini, la chance per fare il 3-1 per i padroni di casa con il F, ripetiamo, in 10 uomini, espulso soli. Si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Pietro Polli contro Gusmini. Parte Pietro Polli. Parato incredibile. Secondo calcio di rigore consecutivo fallito da Pietro Polli. Il Pianico non chiude la sfida, anche se il F è chiaramente adesso 10 uomini. Si riparte dal corner con la palla dentro l'area e con Gusmini che blocca in sicurezza. Episodio che certamente, quello di poco fa, ha indirizzato ancora di più la partita, perché il Leffe sotto 2-1 è rimasto in 10 per il rosso per proteste a soli, ma il Pianico ha fallito il calcio di rigore, il secondo consecutivo per Pietro Polli, che avrebbe certamente chiuso definitivamente la partita. Adesso il Pianico dovrà essere bravo a non subire il contraccolpo psicologico del rigore sbagliato, perché è ancora in vantaggio 2-1 la formazione di casa, soprattutto è con l'uomo in più il LF rimasto in 10, ha però parato il calcio di rigore con Gusmini e ancora la possibilità di riequilibrare la contesa in questo finale. Dovrà chiaramente farlo in inferiorità numerica dalla parte opposta. Il Pianico dovrà mantenere altissimo il livello dell'attenzione in fase difensiva e poi ripartire sfruttando appunto la superiorità numerica per chiudere la partita, per incamerare 3 punti che significherebbero sorpasso in vetta, andare a più uno sull'F a 2 giornate dalla fine. Chiaro che il pari, l'abbiamo detto tantissime volte, permetterebbe all'F di rimanere davanti, di conservare 2 punti di vantaggio e potrebbe essere chiaramente il passo determinante con solo 2 giornate da giocare in questo campionato. Il match è rimasto sempre bellissimo, dopo 20 minuti intensi l'ha sbloccato Rodelli di testa, ha pareggiato il LF con Carrara su rigore, poi l'ha ripresa dopo che gli ospiti hanno fallito la chance del sorpasso con Magatelli, Murato in uscita da Magrini. È arrivato il 2-1 di Morandini, mentre arriva il cambio da parte dell'F, il secondo con l'uscita di Colombi e l'entrata di Parolini. Diciamo, dopo il gol fallito da Magatelli è arrivato il sorpasso di Morandini. Pianico però ha avuto più volte l'occasione per chiuderla, prima con Camalini che ha spedito poco largo un gran sinistro da dentro l'area, poi è stato la Franchi essere murato in colla da Gusmini e quindi l'occasione più clamorosa poco fa con il calcio di rigore che ha portato all'espulsione di soli, con Pietro Polli che però si è fatto ipnotizzare da Gusmini che ha deviato in corner. Secondo rigore consecutivo, abbiamo detto, sbagliato da Pietro Polli dopo quello fallito contro la Gandinese. Lunedì, nonostante appunto il rigore sbagliato, il Pianico si è comunque imposto, si augura possa succedere lo stesso oggi il team di casa in un match davvero meraviglioso che vedrà in questo finale accesissimo giocarsi le due formazioni. Il
il salto di categoria. Chiaro che la sfida è complicata adesso per gli ospiti. Far gol in inferiorità numerica non è certamente facile, ma stanno comunque provando a gettare il cuore oltre l'ostacolo. 8 vittorie consecutive, lo ricordiamo, per il LF, le ultime 4 con più di 3 gol segnati, con almeno 3 gol segnati. L'F che cercherà di trovare un'altra giocata in questo finale, e Piani che da parte sua deve si gestire, deve si portare fino in fondo la vittoria, ma deve anche cercare di ripartire proprio per approfittare della superiorità numerica. Dai però! E a destra, mentre perde tempo nel rinvio Magrini, dovrà ribattere la punizione, arriva il giallo anche per lui. ...37-38 dice il cronometro quando Magrini va al rinvio. L'F ha eseguito 2 cambi, il secondo appunto poco fa con l'uscita di Colombi, certamente ottimo protagonista, si è procurato lui il calcio di rigore, poi momentaneo 1-1, ha però probabilmente finito un po' le risorse, le energie, quindi dentro al suo posto Parolini in questo finale per trovare la giocata che riequilibrerebbe la contesa. Il Piano invece è ancora in campo con gli stessi 11 che hanno iniziato la sfida. Vedremo se Manenti però andrà adesso ad effettuare qualche cambio. Certo, ottima la prestazione dei suoi, ma hanno anche speso tanto, sicuramente avendo una panchina di primissimo livello. Il mister di casa attingerà da lì nei prossimi minuti del match con Gualdi, che adesso con il suo mancino va a mettere palla sopra. Ottimo l'aggancio di Castelli, attenzione Castelli che sfugge dentro l'area, Magrini in presa sicura. Poi Pietro Polli, certamente positiva del numero 10 che è cresciuto tanto nel secondo tempo, chiaro pesa il rigore fallito, devo dire che settimana scorsa era stato molto bravo Feltri a intuire e a respingere la conclusione del numero 10, oggi invece troppo debole il suo destro, Cusmini l'ha intuito e l'ha respinto senza grandi difficoltà. Attenzione adesso all'LF con il destro di Brignoli, palla deviata, palla che si impenna e con Magrini che la vede terminare sopra la traversa, ci sarà però ancora corner per il LF. Nonostante l'uomo in meno ci sta provando, era prevedibile certamente, non potevamo immaginare un finale diverso per la capolista che nonostante l'uomo in meno prova con tutte le proprie risorse a riequilibrare la sfida, con il Pianico che cerca di reggere l'urto. Adesso è rimasto a terra un giocatore dei padroni di casa, sanitari sul terreno di gioco quando siamo al 40esimo, 5 più recupero alla fine della sfida, è arrivato anche il primo cambio del Pianico, ad uscire Camanini, al suo posto dentro Luca Bellicini. Ottima prova di Camanini, non ha trovato il gol, abbiamo detto, ma un gran sinistro ha sfiorato l'incrocio, tante palle interessanti anche se non è stato dentro nei 2 gol realizzati, si è procurato anche il calcio di rigore poi fallito da Pietro Polli, certamente ennesima prova importante per lui in questo finale, evidentemente a corto di energia, ha dato tantissimo, si è mosso tantissimo il numero 11, un po' di riposo per lui e spazio a Luca Bellicini per dare forza fresca, per dare vivacità alle ripartenze del Pianico, per cercare di sfruttare meglio di quanto fatto finora la superiorità numerica. Quasi 10 minuti con l'uomo in più, ma devo dire il Pianico non è riuscito a manovrare come si poteva aspettare, a sfruttare gli spazi che inevitabilmente il LF, proteso in avanti e in 10 uomini, concede. Magrini al rinvio, Bellicini, ottima la sua sponda, attenzione a Morandini, offside però secondo il direttore di gara per il numero 8, continua a decidere la sua incornata
al 12° del secondo tempo. Gualdi a rinvio. Pietro Polli, la Franchi, ancora Pietro Polli, scambiano bene i due, poi Morandini, vediamo se regolare, no, offside ancora per l'arbitro da parte del numero 8, quindi punizione battuta immediatamente dall'F. Magatelli, aggancio non perfetto, allora Parolini, Magatelli, buona la sua sponda stavolta, Castelli cerca lo spunto, Guizzetti, acrobazia stavolta spettacolare ed efficace, Pietro Polli prende tutto il tempo possibile prima di servire in profondità Verdi, grande intervento di Gualdi che chiude in rimessa laterale bloccando una contropiede che avrebbe spalancato a Verdi una prateria. È pronto nel frattempo anche il terzo cambio dell'LF, guardiamo soltanto uno fin qui eseguito dal Pianico, vediamo se arriverà prima della rimessa laterale o dopo. Chiamano a gran voce la panchina dell'F, il direttore di gara, che però in questa situazione non se ne avvede, quindi si gioca. Carrara, l'autore del momentaneo vantaggio sul calcio di rigore, la protegge con grande personalità e poi libera l'F. Verdi, senza badare a fronte di Per Morandini, dentro l'area, gol! No. Tutto fermo, il direttore di gara aveva già segnato la posizione di offside da parte del numero 8, che protesta, pensava di essere tenuto in gioco, tant'è che il gioco però era già stato fermato, quindi eccolo il cambio dell'F. Fuori Sonzogni, dentro Baggi. A questo punto Donda rischia il tutto per tutto, fuori un centrocampista come Sonzogni, importante sempre per i suoi, giocatore di sostanza e di qualità. Questo finale appunto, poi anche lui dentro Baggi per dare ulteriore peso offensivo ai suoi, dentro un altro uomo d'attacco. D'altra parte a questo punto i calcoli non servono più, mentre qui c'è un po' di tensione per il Leff, quando siamo arrivati a un minuto più recupero al termine della sfida e Manenti cambia il centro avanti, fuori Morandini, dentro Tosi. Salutato da un applauso scrosciante Morandini, autore di una grande prova e soprattutto del gol che sta tenendo in vantaggio il Pianico. Adesso al suo posto dentro Tosi, arrivato a stagione iniziata, contributo importante per lui con tanti gol realizzati nelle ultime due sfide determinanti. Ha cambiato, l'abbiamo detto, modulo mister Manenti, non più quattro attaccanti ma giustamente più prudente, tre punte e un centrocampista in più. Il sacrificato è stato Tosi, però si è avuto spazio per partita in corso, ce l'ha anche quest'oggi in questo finale. Guizzetti che sfonda, Guizzetti solo, Tosi, palla che resta lì, Pietro Polli, rete, ed è arrivato il 3-1 del Pianico e questo è il gol definitivo che chiude la contesa. La firma è di Cristian Pietro Polli, riscatta il rigore sbagliato, il numero 10 realizza il 3-1 che chiude la partita. Ripartenza letale del Pianico, ripartenza letale del Pianico, rifinita da Pietro Polli che da distanza ravvicinata ha timbrato il 3-1 e dopo l'esultanza prolungata e meritata dei giocatori di casa è arrivato anche il rosso per Milazzo per proteste e quindi l'F che chiude anche in 9 uomini. Luca Cirillo, Milazzo,
adesso crampi per Guizzetti, che dopo aver compiuto la gran sgroppata per il 3-1 lascia il posto a Butti, anche lui tra gli applausi. E quindi tantissimi episodi in rapida successione. Il principale è il primo, però, il gol di Pietro Poldi, che porta il Pianico sul 3-1 e chiude la contesa in maniera definitiva. Poi il rosso a Milazzo, che ha lasciato anche i nove uomini, il LF, quindi il terzo cambio da parte del Pianico nel primo caso, con l'uscita di Guizzetti che si è riscattato con una prova non brillantissima, con la palla dentro che ha portato al 3-1 il Pianico. È al suo posto dentro Mutti, anche lui centrale difensivo di sicuro affidamento, impiegato poco nelle ultime sfide, è andato però per godersi questo finale da protagonista. E adesso possesso che sarà in favore dell'F quando il cronometro dice 48-14. Ha dato 7 minuti di extra time il direttore di gara, ancora 4 da giocare, ma davvero il match a questo punto ha poco da dire, con il Pianico che è sul 3-1 e con il F che è anche in 9 uomini, si avvicina di conseguenza una vittoria pesantissima per i padroni di casa, la quinta consecutiva che li porta a 2 giornate dal termine in vetta alla graduatoria, più 1 sull'LF. Certamente oggi prestazione importante da parte dei padroni di casa, che si sono imposti in un match spettacolare che non ha tradito le attese contro il LF, capolista, arrivava da 8 vittorie consecutive, che ha confermato anche oggi di essere una corazzata che se l'è giocata certamente ad armi pari, ma che alla fine è uscito sconfitto e che scivola inevitabilmente a meno 1, perde il comando della graduatoria. Cercherà ovviamente nelle ultime due partite di continuare il suo percorso vincendo, sperando ovviamente in un passo falso del Pianico. Chiaro che adesso il vantaggio è preziosissimo per i padroni di casa, ma il campionato appunto deve mettere Magatelli, qui prova a sfondare dentro l'area, ma viene contenuto. Dicevamo, è vero che adesso il vantaggio è pesantissimo per il Pianico, con solo 2 partite da giocare, ma è anche vero che queste due partite il Pianico dovrà cercare di vincere per vincere il campionato. Nel calcio le sorprese sono all'ordine del giorno, di conseguenza campionato che non è ancora chiuso, per ogni caso dovranno essere bravi a non abbassare la tensione, a vincere gli ultimi due match per non lasciare la possibilità di replica all'LF, che certamente non dovesse più riuscire al controsorpasso, ma la possibilità di giocarsi il salto di categoria ai playoff. Applauso ovviamente a entrambe le compagini, hanno dato vita a un duello lungo tutto il campionato, spettacolare, ricco di risultati positivi. Spicca soprattutto ovviamente per il Pianico un dato, mentre arriva il cambio con l'uscita da parte di Zatti e l'ingresso in questo finale di Folzi. Poi Zatti, che ha dato tantissimo, oltre a fornire l'assist per il 2-1 di Morandini, aveva finito le energie e di conseguenza in questo finale
Allora, Taccolini dentro l'area, il suo pallonetto, palla alta, siamo in questo finale, dentro l'altro terzino destro, Folti. Quindi spazio anche per lui, mentre sta per scadere anche il settimo di recupero, diciamo un dato spicca su tutti nel campionato del Pianico, la squadra è ancora imbattuta, non ha conosciuto sconfitta in questa, in questo campionato. 6 pareggi per il team di Manenti e poi solo vittorie a legittimare un primo posto davanti a un LF altrettanto straordinario, che ha certamente meritato, l'abbiamo detto tantissime volte, lo ripetiamo ancora, di stare lì fino ad ora grazie a una serie di risultati davvero straordinari, non ultimi, chiaro. Le ultime 8 vittorie consecutive, adesso duello sulla corsia di destra, direttore di gara fa giocare per l'ultimo intervento che ha fatto con il conseguente cambio, ha fatto perdere ancora un po' di tempo, ma il match ormai non ha più nulla da dire, si attende soltanto appunto il fischio finale del direttore di gara. Mentre Verdi e Taccolini palleggiano, mentre Pietro Polli si rialza, verosimilmente adesso arriverà il triplice fischio del direttore di gara che sancirà la vittoria per 3-1 del Pianico, che vince il big match, vola in testa alla classifica sorpassando il Leffe e si presenta lanciato alle ultime due sfide per il salto in prima categoria. E quindi da Pianico è tutto, un ringraziamento a Riccardo Ravetti per le riprese, un saluto da Stefano Savoldelli, vi auguriamo buona serata, vi diamo appuntamento domani sera con Tempi su Ventaglia, settimana prossima con la sfida della Vertovese contro lo Falenghese. Buona serata a tutti.